In netto calo le assunzioni da parte dei datori di lavoro privati nei primi 10 mesi del 2020. Sono state 4,3 milioni, il 31% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo quanto rileva l'INPS, il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, ma è stato più accentuato per le assunzioni con contratti di lavoro a termine. In forte flessione anche le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato. La causa principale resta l'emergenza Covid, che ha determinato anche la contrazione delle prestazioni occasionali. L'agroalimentare italiano si conferma un settore chiave della nostra economia e raggiunge un peso del 15% del PIL italiano, come media stabile degli ultimi anni. È quanto emerge dall'annuario dell'agricoltura italiana realizzato dal CREA con il suo centro politiche e bioeconomia. Messo alla prova dalla pandemia, il sistema ha saputo reagire, con dati migliori rispetto alla media generale dell'economia. Nonostante la superficie nazionale sia circa la metà di quella spagnola e francese, l'agricoltura italiana conferma la sua leadership europea. È infatti la prima agricoltura del continente per valore aggiunto e la terza per produzione lorda vendibile. La gestione integrata del ciclo di vita delle infrastrutture, un nuovo assetto organizzativo, rilevanti investimenti sul fronte della sostenibilità e dell'innovazione. Sono alcuni dei cardini del nuovo piano industriale 2020-2023 di Autostrade per l'Italia, definito dall'amministratore delegato Roberto Tomasi. L'azienda nei prossimi 3 anni ha in programma di assumere oltre 2.900 ingegneri, tecnici e ricercatori. Quella che era una concessionaria autostradale si avvia quindi a diventare un operatore integrato di mobilità di livello europeo. Il piano industriale prevede 14,5 miliardi di euro di investimenti e 7 miliardi di manutenzioni entro il 2038, data di termine della concessione. L'elenco europeo dei paradisi fiscali, istituito nel 2017, ha avuto finora un impatto positivo, ma non è stato all'altezza del suo potenziale in quanto le giurisdizioni che attualmente contiene coprono meno del 2% delle perdite di gettito fiscale a livello mondiale. In una risoluzione non legislativa approvata dal Parlamento europeo, l'attuale sistema viene definito come confuso e inefficace. Tra le proposte degli eurodeputati, l'aggiunta di alcuni criteri per garantire che più paesi vengano considerati dei paradisi fiscali ed evitare che uno Stato venga rimosso dall'elenco troppo rapidamente.